Vanessa, ce l'hai fatta finalmente! Ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo video, ovviamente, e buona giornata a tutti. Sto parlando ovviamente di ginnastica artistica. Finalmente Vanessa Ferrari è a medaglia in un'Olimpiade. Dopo due grosse delusioni, a Londra e a Rio, due quarti posti, ce la fa. Dopo aver vinto tutto nei mondiali, negli europei praticamente. Ori, argenti, bronzi, insomma, chi più ne ha più ne metta, riesce nell'intento, alla sua probabilmente ultima occasione all'età di 30 anni a conquistare un argento olimpico, un argento stupendo, un argento veramente pazzesco. È stata perfetta nel suo esercizio, come lo era stata anche nelle qualificazioni, con un punteggio di 14.200. Conquista l'argento dietro all'americana Carey, che ha vinto l'oro non per l'esecuzione, perché in quanto a punteggio dell'esecuzione ha preso meno della Ferrari, ma faceva comunque il suo esercizio era un esercizio con un D-score più alto, quindi una difficoltà maggiore, e riesce a prendere l'oro. Ma Vanessa Ferrari veramente stupenda, veramente. Io non credo ci sia un atleta che meriti una medaglia più di lei, ma non per il fatto delle beffe comunque a Londra 2012 e a Rio 2016, ma per il fatto di, per tutte le difficoltà che ha dovuto incontrare, Covid, rottura del tendine di Achille, infortuni vari, insomma, per tutto quello che ha affrontato, è una medaglia non meritata. Di più, meritatissimo, quindi grandissima Vane, grandissima. Mamma mia, che emozioni! E mi sono svegliato questa mattina, ovviamente, la prima cosa a cui ho pensato è fammi andare a rivedere la finale dei 100 metri, la finale del salto in alto, ma è inevitabile che sia così. Poi, comunque, ciclismo su pista, prime gare di atletica, anzi, prima delle gare di atletica, le premiazioni di Jimbo Tamberi e di Marcel Jacobs, veramente stupende, ma è un qualcosa di incredibile. Solo sentire l'inno italiano all'interno dello stadio, cioè, e capisci a quel punto che hai conquistato un oro nell'atletica che era impensabile fino a qualche tempo fa, figuriamoci due ori in 10 minuti, di cui uno nei 100 metri. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Vabbè. Ma ovviamente già ho fatto due video ieri, andateli a recuperare ovviamente nella playlist di Tokyo 2020. Ma concentriamoci su Vanessa, ripeto, un esercizio perfetto sulle note di Andrea Bocelli, ma la perfezione. E ripeto, per tutto ciò che ha passato, non esiste atleta che meriti una medaglia più di lei. Oro all'americana, argento di Vanessa, terza la Morikawa giapponese e la Melnikova russa, quindi a pari merito, ma veramente, ripeto, stupenda, nulla da dire. Secondo me ha fatto questo ragionamento perché comunque il suo esercizio è un esercizio con una difficoltà minore, con tre diagonali invece che quattro, ovviamente, quindi c'è una difficoltà minore, ma lei ha detto: cavolo, io non posso più sbagliare perché ha 30 anni, cioè dovrebbe essere l'ultima possibilità, anche se ci sono atlete come l'atleta Uzbeka che a 46 anni ha fatto la sua ottava Olimpiadi, quindi mai dire mai, insomma, però, cioè, questa era l'Olimpiade in cui, cioè, o la va o la spacca, insomma, mi avete capito. E quindi, grandissima Vanessa, che fa un esercizio perfetto, e ripeto, lei ha fatto questo ragionamento secondo me. Andiamoci a prendere questa medaglia, facciamo un esercizio con una difficoltà minore, ma voglio la medaglia perché non posso più sopportare un altro quarto posto. Non potrei, cioè il terzo quarto posto in tre Olimpiadi sarebbe stata veramente una mazzata enorme. Nonostante ovviamente la sua grandissima carriera, ricordiamo oro ai mondiali del 2006, tra le tante cose, insomma. Quindi veramente straordinaria, direi, veramente pazzesca, un'atleta straordinaria, una ragazza straordinaria, calma, seria, molto, secondo me, anche timida, perché quando la vedi comunque nelle interviste, cioè, la vedi e non la vedi, la senti e non la senti, perché è una ragazza abbastanza comunque timida, semplice, almeno è questo ciò che trasmette. E
veramente bellissima, stupenda, veramente in tutto e per tutto. Grande Vanessa, grandissima, ci siamo emozionati anche oggi con te e veramente è il giusto premio, il giusto coronamento per la carriera e per tutto ciò che ha dovuto passare all'infuori comunque dello sport, ripeto, per tutti gli infortuni. Poi per il Covid, cioè fino a qualche mese fa questa medaglia sembrava impensabile, impensabile e veramente alziamo le mani, top, incredibile, altra grandissima gioia, anche se non è un oro, veramente questo è più di un oro, ma anche un bronzo, una medaglia olimpica arrivata a questo punto sarebbe stato un successone enorme. Figuriamoci l'argento, veramente top, top e mamma mia, in questi 2 giorni veramente grosse, grosse emozioni. Speriamo veramente che non sia finita qui. Quindi, grandissima Vanessa Ferrari. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale e attivate la campanella per non perdervi i miei nuovi video. Ditemi qui sotto nei commenti se vi siete emozionati anche oggi, anche voi, per la Vanessa nazionale. E al prossimo video, buon proseguimento a tutti.